Pavia e Alto Pavese, un sistema territoriale legato all'impresa innovativa e alla neoruralità. Cosa vuol dire? A Pavia abbiamo delle grandi eccellenze, c'è un'università storica, ci sono tre IRCS, c'è una capacità di produrre economia della conoscenza incredibile, che non ha pari in Italia. Eppure questa economia della conoscenza non ha mai creato impresa. Noi dobbiamo aiutare questa economia della conoscenza a produrre occupazione, a produrre lavoro, a produrre impresa innovativa. E questo sistema, questo parco scientifico, deve estendersi da Pavia anche nell'area che va verso la Certosa, verso il Nord Pavese, perché innovazione tecnologica e ruralità possono combinarsi, possono creare un unico sistema, possono creare ambiente che si coniuga con l'innovazione. Questo è un sistema di sviluppo alternativo. Alternativo a quello dei centri commerciali, a quello delle logistiche, a quello delle grandi infrastrutture che consumano il territorio. Noi ci proviamo e qui dobbiamo anche legare la Certosa di Pavia col Castello Visconteo e il Parco Visconteo che fa da legame fra queste due grandi strutture. È un sistema turistico locale. Ecco che allora ambiente, turismo, innovazione tecnologica lavorano insieme per un grande sistema territoriale che crea ricchezza e crea occasioni di occupazione per tutti.